Così ufficialmente inauguriamo il gruppo AMPS di Sant'Agata Militello, sezione di Messina. Si è svolta a Sant'Agata Militello la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del gruppo dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, presidente l'ispettore Biagio Naso. I locali ubicati in via Cosenz sono stati messi a disposizione dall'amministrazione comunale di Sant'Agata Militello. Alla cerimonia ha preso parte, tra gli altri, il questore di Messina, Vincenzo Mauro. Un legame forte non si interrompe quando uno si allontana dall'istituzione perché raggiunge la meritata pensione. Questo deve essere conservato perché è un patrimonio di conoscenza, di esperienza che non può così perdersi. E per cui il mio obiettivo è quello di fare in modo che le sedi dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato vengano collocate all'interno degli uffici di polizia, così quel legame non si interrompe, così ci può essere uno scambio anche di carattere informativo, di aiuto, di sostegno, ed è estremamente efficace. Noi a Messina questo lo abbiamo raggiunto, tant'è vero che quando si organizzano delle gite, quando i poliziotti tra di loro organizzano delle gite, è automatica la presenza dei pensionati, perché è questa continuità che viene rafforzata anche in queste circostanze. L'AMPS è nata tantissimi anni fa, nasce dallo spirito di corpo che ognuno di noi sente e nasce per la continuità che la Polizia di Stato, comunque prima il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, oggi la Polizia di Stato, dicevo, per la continuità che ci deve essere fra di noi. Il poliziotto non va mai in pensione, non è mai un ex, è un poliziotto in quiescenza, e noi lo spirito nostro appunto di cementare sempre il vincolo di appartenenza per far sì che quelli che vanno in pensione non si disperdano e collaborare con i nuovi giovani, anche perché io predico sempre alla maggior parte che noi non, oltre a essere il passato siamo il futuro, perché noi mettiamo le basi affinché tutti quelli che vanno in pensione trovano un ufficio alla quale rivolgersi sempre e comunque in ogni momento. E ci è venuto